Il FAI celebra Felice Giani. In occasione dei 200 anni dalla morte del pittore, le giornate di primavera del Fondo per l'Ambiente Italiano, in programma il 25 e il 26 marzo, saranno interamente dedicate alle opere neoclassiche realizzate a Faenza. Palazzo Conti, la Galleria dei 100 Pacifici e Palazzo Milzetti apriranno le porte a visite guidate gratuite organizzate dai volontari del FAI in collaborazione con gli studenti delle scuole superiori faentine. Contrariamente agli ultimi anni, non sarà necessaria la prenotazione per partecipare. In queste giornate di primavera, Forlì, Bologna e soprattutto Faenza promuovono Felice Giani, ricordano il bicentenario della morte. In questa città tre luoghi, la delegazione di Ravenna, FAI di Ravenna, in particolare protagonista il gruppo FAI di Faenza, hanno con belle sinergie con l'amministrazione comunale, i privati e con la direzione regionale musei, organizzato l'apertura del Palazzo Conti, della sala salone dei 100 Pacifici e del Palazzo Milzetti, il museo del neoclassicismo in Romagna. I luoghi sono bellissimi, sono luoghi di eccellenza, magari qualcuno li conosce, qualcuno li ha studiati, qualcuno invece ne ha sentito solo parlare. Crediamo che questo sia il momento per tutti i cittadini nelle giornate del 25 e del 26 marzo per venire assieme al FAI, guidati dai giovani, dagli studenti delle nostre scuole che sono stati preparati appositamente per questo. Crediamo sia il momento buono per passare un po' di tempo con Giani e le sue bellezze a Faenza. A proposito dei ragazzi, tantissima partecipazione avete sottolineato. Sì, una settantina di volontari, apprendisti ciceroni dal liceo Torricelli Ballardini, da Oriani, dall'Istituto Persolino, quindi diciamo un grosso interesse, e questo momento importante, grazie agli insegnanti ovviamente e ai nostri volontari che formano questi ragazzi, che manifestano un interesse, una volontà di diventare in questo momento protagonisti della conoscenza del patrimonio artistico, raccontandolo loro stessi, quindi facendo un salto di qualità nella studio e nella promozione del nostro patrimonio artistico.